La moda e la musica africana, protagoniste all'Auditorium Paganini per una giornata dal titolo Colori d'Africa. Le sue camicie sono indossate da Nelson Mandela. Pateu Dragò è uno dei nomi più noti della moda africana. I suoi vestiti, fatti con materiali tipici del continente nero, sono stati sfoggiati all'Auditorium Paganini. Una grande festa che è stata organizzata da Colori d'Africa, l'associazione che vuole promuovere l'integrazione tra le diverse culture. La prima edizione dell'iniziativa ha visto la partecipazione di alcuni nomi simbolo della cultura e dello stile nero. Su tutti, lo stilista dei presidenti, che anche se celebre non ha mai voluto lasciare la sua terra, perché qui l'ispirazione continua. L'ispirazione in Africa, elle vient de partout, dans la rue. L'ispirazione arriva dalla strada. Quando ti muovi, vedi le donne, le guardi, sono fonti continue di ispirazione. Vivo in Costa d'Avorio e non ho mai pensato di lasciare l'Africa, perché la nostra moda è basata su materiali che sono ancora poco sfruttati. È qui il futuro dello stile. L'Europa ormai ha finito di utilizzare materiali, lavora più sulle forme. In Africa invece ci sono ancora tanti materiali da scoprire. Alla manifestazione ha partecipato anche il rappresentante del re della Costa d'Avorio. La festa poi è proseguita alla Villa del Fulcino a San Polo di Torrile. Colori d'Africa conta 93 iscritti, sia parmigiani che ivoriani. Lo scopo è proprio quello di favorire lo scambio interculturale. Lo scopo dell'associazione è proprio l'integrazione, cercare di unire il popolo tra di noi, trovare come l'arte è una cosa attraverso che noi possiamo veramente collaborare e poi cambiare d'idea sulle parti d'orizzonte che siamo arrivati per fare qualcosa di bello che è basato sull'arte. Quindi è proprio lo scopo, anche non solo tra di noi, ma anche il popolo italiano che abbiamo trovato sul posto. Sono le basi che stiamo buttando così.